O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Rendiamo grazie a Dio. Morti al peccato, ma viventi per Dio,
Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Oppure, tradotto meglio, chi è amico del padre o della madre più che di me non è degno di me. Chi è amico del figlio o della figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche solo un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore. Nel Vangelo di Luca c'è scritto: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli e le sorelle, e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Invece nel Vangelo di Matteo c'è scritto: chi è amico del padre o della madre più che di me non è degno di me. Chi è amico del figlio o della figlia più che di me non è degno di me. È la frase che abbiamo letto oggi. In greco ci sono tre termini per dire amore: eros, che indica amore fisico tra uomo e donna; filia, che indica l'amicizia; agape, che indica la misericordia, il donarsi agli altri, l'altruismo, l'amore disinteressato. Nella frase che abbiamo letto oggi c'è il verbo fileo, filia, l'amicizia, fileo, essere amico, indica appunto l'amicizia. Gesù pretende di avere con noi suoi discepoli un rapporto di amicizia più profondo di quello che possiamo avere con qualunque altra persona. L'amicizia è condivisione di sentimenti, dialogo reciproco, ricerca di un confronto, piacere di stare insieme, aiuto nelle difficoltà, fiducia. Portare nel proprio cuore ciò che interessa all'altro. Il rapporto di comunione tra due amici è così grande che alla fine si assomigliano, hanno in comune gusti, scelte, valori, visione del mondo, sogni, progetti. L'amicizia è un dono grandissimo che Dio ci ha fatto. Ebbene, Gesù ti dice:
sono contento che tu abbia degli amici, ma l'amicizia più profonda deve essere quella che hai con me. Magari l'amico lo senti tutti i giorni con un messaggio, una telefonata, un momento passato insieme, perché ti fa piacere stare con i tuoi amici. Ma non sei mio discepolo se non parli con me più ancora di quanto tu parli con il tuo più caro amico. Non hai bisogno di un cellulare per comunicare con me. Puoi vivere tutta la giornata in dialogo con me, perché io ascolto sempre i pensieri rivolti a me. Questa è anche la nostra esperienza. Abbiamo con Gesù un'amicizia tale che non possiamo averla nemmeno con le persone più care, nemmeno con mia madre, con mio padre, con i miei figli. Anche i legami più forti, che sono i legami del sangue, non sono così forti come il legame con Gesù. A volte l'amicizia, se vissuta nel modo sbagliato, può diventare un condizionamento, un togliere la libertà, un controllare l'altro. Ma l'amicizia con Gesù non è così. Essa ci rende liberi. Gesù vuole avere il primo posto, è vero. Vuole che passiamo più tempo con Lui che con qualunque altra persona. Tuttavia Gesù non è geloso. Non ci chiude in un rapporto esclusivo. Lui ci apre agli altri. Lui ci spinge a donarci a tutti. Lui mi insegna ad essere un amico migliore con i miei amici, un figlio migliore, un genitore migliore. È vero, tu sei un mio amico, ma non avrai mai il primo posto. Il primo posto sarà sempre per Gesù, ma non preoccuparti. L'amicizia con Gesù mi aiuta a far crescere anche l'amicizia con te. Chi è amico del padre o della madre più che di me non è degno di me. Chi è amico del figlio o della figlia più che di me non è degno di me. Ma adesso voglio commentare anche l'altra frase di Gesù, simile a questa, ma molto più forte, addirittura scioccante. Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Quale adolescente non ha detto, almeno pensato, mamma ti odio, papà non rompere? Quale genitore non ha pensato qualche volta di suo figlio o sua figlia, non ti sopporto più, ma chi me l'ha fatto fare? Chi non è stato qualche volta invidioso o arrabbiato con i propri fratelli o le proprie sorelle? Chi non ha sentito qualche volta il peso del rapporto difficile col marito o con la moglie? Qualche volta addirittura odiamo la nostra vita, ci sentiamo insoddisfatti, arrabbiati con tutto e con tutti. Sì, è vero, dentro di noi c'è tanta rabbia. Lo dobbiamo ammettere. E spesso proviamo rabbia, rancore e odio proprio verso le persone più care, verso coloro che hanno il nostro stesso sangue. Odiamo di più coloro che più amiamo. Trattiamo peggio coloro che farebbero di tutto per noi. E quante volte questi pensieri di odio verso i tuoi cari ti hanno fatto sentire in colpa. Io non sono un bravo figlio. Io non sono una brava mamma, non dovrei provare sentimenti come questi. Ebbene, qui sembra che Gesù ci dica, lo so che è così, ma non preoccuparti, non è un problema, anzi, può diventare un'opportunità. Gesù ti dice, se vuoi essere mio discepolo, devi riconoscere la tua rabbia. Devi accettare di provare questi sentimenti di ribellione. Devi accettare di non essere capace di amare.
La rabbia che portiamo dentro non è solo qualcosa di negativo, ma è anche qualcosa di positivo. Il figlio è arrabbiato coi genitori perché vuole cercare la propria identità, vuole distinguersi. La rabbia tra marito e moglie è un campanello d'allarme che bisogna trovare spazi di dialogo, tempi per la coppia, maggiore attenzione reciproca. La rabbia verso un figlio mi fa capire che non basta l'amore di mamma e papà, che c'è bisogno di aiuto per educare un figlio da parte del catechista, dell'animatore, del sacerdote, dell'insegnante, dell'oratorio, di tutta la comunità, di Dio soprattutto. La rabbia esprime un desiderio di libertà, di non dipendere dall'altro. Ci fa capire che non c'è nessuna persona che ci può rendere felici, che la felicità la possiamo trovare solo in Dio. Gesù ti dice: se tu ti senti un genitore bravo, un bravo figlio, uno che è sempre capace di fare tutto, uno che ha solo sentimenti buoni, non puoi essere mio discepolo, perché non sei sincero. Nessuno è buono sempre. Se tu non scopri che da solo non sei capace di amare e che hai bisogno che io ti insegno ad amare, non puoi essere mio discepolo. Per poter seguire Gesù devi aver sperimentato qualche volta il fallimento. Volevo amare, volevo donare solo amore, invece qualche volta ho donato rabbia, odio, insofferenza. Vorrei amare le persone, ma se tu Gesù non mi aiuti, non ci riesco da solo. Questo è il vero discepolo di Cristo. Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. La rabbia che tu a volte provi verso le persone più care è segno che tu sei fatto per me. Tu sei fatto per Dio. Tu ami tuo padre, tua madre, tua moglie, i tuoi figli, i tuoi fratelli e sorelle, ma essi non possono essere lo scopo della tua vita. Lo scopo della tua vita è Dio. Tu non puoi essere una fotocopia dei tuoi genitori. I tuoi figli non possono essere l'unico scopo della tua vita. Tua moglie o tuo marito non può controllare tutto di te, perché tu rimani una persona libera. Un giorno Francesco aveva preso le stoffe più belle ed era andato a Foligno e aveva venduto tutto, compreso il cavallo. Tornato ad Assisi, aveva portato i soldi ricavati ad un sacerdote povero nella chiesa di San Damiano. Visto che il sacerdote non voleva accettare questi soldi, ha gettato il denaro sul davanzale di una finestrella della chiesa. Quando il padre ha saputo questo, ha trascinato Francesco davanti al vescovo, dicendogli che doveva ordinare a questo suo figlio di dargli i soldi che aveva ricavato dalla vendita. A questo punto Francesco si spoglia di tutti i vestiti e li dà al padre. Il vescovo ricopre Francesco con il suo mantello e Francesco dice: non chiamerò più padre Pietro di Bernardone, ma dirò Padre nostro che sei nei cieli. E se ne va via da Assisi, povero, senza possedere più nulla, a fare lo sguattero in un monastero, a servire i lebbrosi, fino a quando dopo qualche anno arrivano i primi discepoli, nasce il francescanesimo. Francesco amava suo padre e sua madre, ma aveva capito che non poteva essere la loro fotocopia. Aveva capito che il rapporto con Dio viene prima, aveva capito che doveva seguire quella strada che Gesù gli stava suggerendo. Ecco cosa significa odiare il padre, la madre, i figli, la moglie. Significa non fare di essi lo scopo della propria vita. Io valgo di più.
Se tu vivi per gli altri, dipendi da loro. Se tu vivi per Dio, sei libero. Un giorno una donna piangendo mi diceva: la mia vita è finita. Ho dedicato la vita ad una persona e se n'è andata. Le ho risposto: se tu vivi per gli altri hai ragione, la tua vita è finita, ma se tu vivi per Dio, la tua vita è infinita. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza, sceso dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Donaci la libertà, Signore. Donaci la libertà, Signore. Per Paolo e per i nostri pastori, il Signore conceda loro luce e forza ad essere parte della fede del popolo. E testimoni affascinati della bellezza e della ragione del cristianesimo del mondo. Preghiamo. Donaci la libertà, Signore. Preghiamo affinché coloro che soffrono di fronte a percorsi di vita, lasciandosi toccare da voi, Gesù. Preghiamo. Donaci la libertà, Signore. Perché il Signore converta il cuore di uomo e fermi il braccio di Dio, che sconvolgono la convivenza nelle nostre città. Preghiamo. Donaci la libertà, Signore. Perché i cristiani amino le proprie chiese e cui lo impegno e la bellezza, così che siano degni di muovere il corpo di Cristo e favoriscano l'autentico incontro con Dio. Preghiamo. Donaci la libertà, Signore. Purifica il nostro cuore, Padre, perché ogni nostro gesto e ogni parola sia vita trasformata dalla tua misericordia. Preghiamo. Donaci la libertà, Signore. Preghiamo, Signore, per i nostri fratelli che riposano in Cristo, perché entrano nella gioia della luce e della pace. In particolare, preghiamo per Ferrero Maria e Felice, Tasso Piero e Loro Mastico, i defunti e famiglie torpi e Corazzo e in particolare per Pilino. Preghiamo. Donaci la libertà, Signore, per Cristo nostro Signore. Oh,
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui nuovo Adamo hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Vita immortale, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Cesare e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. Cristo. Thank you.
Vi ringrazio molto. Vi ricordo che questa settimana ci sarà il primo venerdì del mese e allora alla Chiesa del Sacro Cuore sarà possibile fare la comunione del primo venerdì del mese. San Raffaele Arcangelo. Grazie del regalo. Giuseppe Cafasso. Ad agosto andate in vacanza?